ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Marco Donadel si è preso l'Ancona con un mese di ritardo. La società dorica, facciamo tutta, meno il direttore sportivo Francesco Micciola, covava l'esonero di Gianluca Colavito da un mese, da dopo l'1-1 di Lucca. Tanto che lo stesso ex centrocampista della Fiorentina alla presentazione ha rivelato la sua presenza allo stadio del Conero per Ancona San Donato 3-0 dell'11 marzo. Ora ecco Donadel in biancorosso, due partite alla fine della stagione regolare. Nella sua prima conferenza stampa prepartita giura di non avere trovato la squadra impaurita o preoccupata, nonostante il ruolino da 7 punti in 10 gare. Di sicuro a Donadel tocca l'esordio in tutti i sensi, alla prima da titolare di una panchina, in casa contro i Rimini degli ex Del Carro e Tofanari. Ho trovato una disponibilità anche esagerata quasi. La prossima partita è importantissima dal punto di vista del percorso a lungo termine, visto la possibilità di scalare la classifica, e è ancora più importante dal punto di vista proprio emotivo della sicurezza, ma che comunque qualsiasi cosa succeda noi andiamo a giocarci un playoff tra due settimane. Il playoff, concetto ripetuto pure stavolta da Donadel. L'Ancona ora è settima, un gradino sopra, meno uno il Pontedera. Per provare a superarlo bisogna battere il Rimini, decimo e reduce da tre pareggi consecutivi. All'andata a dicembre fu 2-1 Romagnolo in rimonta. Ancona senza Gatto, D'Eramo, Mondonico e De Santis. E mister Donadel, per il suo debutto, potrebbe cambiare il modulo dei dorici andando di 3-4-2-1 con Fantoni, Camigliano e Brugni in difesa, Di Massimo e Simonetti dietro l'unica punta spagnola. 260 i tifosi del Rimini al Del Conero.